Ciao a tutti, molto divertente il motivo per cui siamo qua. Non dovevamo essere qua, siamo nel mio giardino, chiusi fuori. Seduti per terra. Seduti per terra, io con il telefono appoggiato a un vaso di fiori, con un ragno morto. E perché a sta mongola, non so bene se mi prendo le mie colpe. Ma per ottimizzare i tempi ho deciso di fare comunque il video qua fuori. Questo video bellissimo, Matteo dovrà rispondere delle domande. Matteo è il mio ragazzo, ciao con la mano. Ciao, partiamo. È una prova, te lo dico. Cioè, se va male, io ho molte poche aspettative sulle tue capacità. Vabbè, prima domanda è dove ci siamo conosciuti? Festa. È una festa di Capodanno. E basta. No, ce l'avevamo visti già in realtà. Sì, mai non abbiamo mai parlato. Però no, davvero, secondo me non abbiamo mai parlato, io l'ho sempre visto. Niente il giorno. Sei il giorno della festa? Minchia, sì. Quel giorno era? Non mi ricordo più. Il 31. Capodanno. Dicembre 2022. Cavolo. Ecco, il giorno in cui ci siamo conosciuti e incontrati e è appena nato tutto. Poi la seconda è dove siamo andati al primo appuntamento. Ma la cosa triste è... Che cosa si intende? Che secondo me non abbiamo mai avuto un primo appuntamento. Beh no, dai, sì. Perché in realtà ci sarebbe da fare un video unico sulla storia, ma è meglio non dirla la storia. No, meglio non dirla. Quindi inizieremo a calcolare la nostra relazione da giugno dell'anno scorso. Sì. Quindi primo appuntamento... È stato... Non lo so. Non abbiamo avuto un primo appuntamento. Ma no, sì, l'abbiamo. Dai, le uscite di maggio, secondo me. Uscite di maggio? Sì. In realtà sì, cioè, non era quello l'intento, però... Però erano dei date carini. Sì, sì. Forse a giugno c'è stata una cena fuori, non mi ricordo. No, è stata un po' strana la relazione nostra, è bella per quello. Movimentata. Movimentata, inizieremo a calcolarla da esattamente un anno fa, a maggio, quando ci siamo conosciuti per davvero. Questa è stata la tua prima impressione di me. Quella vera. Quale delle, la mia prima impressione primissima, quando ti ho vista? Egocentrica. Egocentrica? Ma sì, ma perché non ti conoscevo. Vista fuori magari sembravi una di quelle perfettina che vuole farsi vedere. Ma è così. Che vuole stare al centro dell'attenzione anche adesso. Sì, infatti, ma non tantissimo. Perché c'è anche la special guest bella babosa. A Capodanno sta qui, vuole fare ubriacare. E qua chiudiamola. Ecco. Il sipario. Ciao, su quella festa. No, la mia prima impressione era la prima volta che ti ho visto. Eravamo in piazza Ariostea la sera. In piazza. E io ti ho vista la prima volta e ho detto. Ora mantieni basso il tuo ego. Perché ho detto, ah, chi è quel bel ragazzo lì? E tutte le persone che lì mi fanno fidanzati. Scusate, non volevo. Spoiler anche a Capodanno. Sì, prima impressione è che eri un bel ragazzo. Però poi in realtà mi sono smontata perché ho capito che non eri poi così bello. Ho qualche strana ossessione. Hai qualche? Qualche? Mi hai una cifra. Tipo muoverti. Vabbè, allenamento. Tipo spruzzarti chili di profumi perché altrimenti non si può spruzzare. Ma intanto andiamo avanti, poi ci penso. Va bene. Da quanto tempo stiamo insieme? Quasi 10 mesi. Quasi 11 mesi. Minchia. Il 10. E anno a giugno. E io conto sempre da quando in realtà siamo stati insieme dall'inizio, quindi è tipo un anno e mezzo ormai. Che mi rovini le giornate. Abbiamo una tradizione. Sì, uscire il giovedì sera. Per fare aperitivo o apericena o cena. Aperitivo in realtà è la tradizione delle tradizioni. Sì. Siamo tipi da aperitivo. Su quali argomenti litighiamo di più? Figa. Su quali? Litighiamo di più? Sì, Allora. No, un insetto nell'occhio. Ma tipo sopra, nelle ciglia. Il fatto che io non ho mai voglia di fare un cazzo. Tu hai sempre voglia di fare qualcosa. Io che mi scazzo se certe volte vieni in discoteca. Generalmente perché siamo opposti. Tu che ti scazzi perché io. Lui non ha voglia di fare un cazzo. No, totale. Totale, lui che sembra scazzato, quindi io mi scazzo perché lui è scazzato. Quando lui non è scazzato, però io mi scazzo, quindi detto che io sono scazzata, lui si scazza. Che carino. Tipo 2 minuti fa.
Quando ho incontrato la mia famiglia la prima volta. Vabbè, fai mia madre perché è stato molto divertente. Non so se tu ti ricordi la prima volta che l'hai vista. Io la prima volta che ho visto tua mamma. Me la ricordo. Prima relazione però. Sì. Quello che mi ha dato tua mamma quando l'ho vista. Sì. Quello che mi ha dato. No, il primo incontro. Il primo incontro che ho avuto con tua mamma. Era la prima relazione che sì. avevamo. E mi ricordo che essere amici. Era essere. Perché la prima relazione che abbiamo avuto eravamo fidanzati, per modo di dire, nel senso che a me lui piaceva, ma non era proprio lo stesso, non era viceversa. Era un po' una. Io ero un po' tipo. Boh, sto con lei. E la prima relazione è venuta a casa mia, era un giovedì, cioè prima visione con mia mamma. E io ho scritto: mamma, c'è un mio compagno di classe a casa perché dobbiamo studiare. Ah, sì. E tipo lei è salita in camera. Tutta incazzata. Tutto. No, incazzata non mi sembrava. Beh, era un po' così. Chi è? Chi è che c'è in casa? E sei stato mio compagno di classe per un po' di sì. mesi. Poi la questione è morta lì. Chissà se mai si ricorderanno o se ha capito che in realtà era una balla. Ok, c'è un cibo che non mi piace? Ah, sì, il piccante. Il piccante, è vero. Tutti i cibi che hanno del piccante interno. Non mi piacciono. E il fegato? Il fegato. Ok. Invece c'è un cibo che non ti piace. Vabbè, dai, la torta di mele. Cioè, non ho capito perché non ti piace la torta di mele, che è la cosa più buona del mondo. Non mi piacciono i dolci con le mele. Cosa mangerei tutti i giorni se potessi? Tu? Sì. Cioè, se non contassero le calorie. Gelato. Gelato, gelato è vero. Mangerei sempre gelato. Sono bellissimo, sono un carattere molto bello. Ho i ricciolini? No, perché sarebbe divertente raccontare la storia della nostra relazione, perché le persone interessa quello. Non si può raccontare. Però stando alla larga, eravamo una fantastica festa, siamo conosciuti, perché io ero lì per caso, non dovevo esserci. E lui palesemente mi ha approcciata, perché ha detto: guarda, vero, che figa. Vabbè, insomma, ci siamo approcciati e niente, con la sera ci siamo conosciuti. Un po' di cose e ostacoli in mezzo. Il primo mese è stato un po' così, è stata burrascoso, lui che va un po' di qua, un po' di là, non capito? Due porte, dice di qua, un po' di là. Poi è tornato, se n'è andato e poi è tornato di nuovo. Beh, diciamo che il primo mese è stato recluso in casa, chiuso. Sì. Ha detto out. Per fortuna avevo il Covid. Ha preso il Covid, quindi ha non tolto le. Non dovevo rispondere a nessuna responsabilità. Esatto. Poi è tornato. E sono uscito. Sono tornato da qualcuna. Dalla porta? Sì. E la mia porta si era chiusa. Poi a febbraio la mia porta si è aperta. Sono tornato da questa bellissima ragazza e. Motivo dei vlog di febbraio in cui ero felicissima. Sì. E poi mi sono accorto di aver fatto delle stronzate e quindi ho deciso di prendere un distacco da tutto e poi non ci siamo scritti fino a aprile maggio. Dopo che mi ha lasciata, motivo dei vlog tristi e dei miei video tristi e delle mie frecciatine. Sì, moltissime frecciatine. E poi niente, a maggio dell'anno scorso ci siamo riniziati a frequentare davvero bene, uscendo, è stato molto carino e poi siamo qua. Sì. Stavo resistendo. Sì. Mi ha dato fastidio. Sicuramente è stato il fatto che mi sentivo all'inizio quasi obbligato a chiederti di metterci assieme. Non da me. Cioè forse un pochino. Da voci che mi arrivavano. Non direttamente da me. Direttamente. Vabbè. E niente. Ora vogliamo un milione di like per riavere Matteo. Sì. E 2 milioni di like.